Le relazioni tra le persone, disse il pazzo, hanno importanza, non lo nego, hanno una loro importanza. Hanno l'importanza che in una galleria o in una mostra o in un museo ha la disposizione dei quadri nelle sale, sulle pareti, nei diversi percorsi più o meno attentamente studiati dai critici d'arte. Le relazioni fra le persone hanno un'importanza, ammise il pazzo, congruente con l'importanza che hanno le disposizioni dei quadri nelle mostre, nelle gallerie, nei musei, ma questa importanza non è minimamente paragonabile, neanche lontanamente, all'importanza che ha il singolo quadro, che ha la singola opera e quindi che ha la singola persona. A me poi, francamente, quando vado a vedere una mostra, c'è un quadro che mi colpisce, uno, due, tre al massimo a riguardo, e non me ne fotte un cazzo di dove sono, stati disposti, su che studiato percorso. Mi interessa il quadro singolo, e quindi forse non mi importa granché della relazione con gli altri quadri. Il dottore stette un momento a pensare, poi rispose: sì, la sua metafora avrebbe un senso, ma non so se lei si accorge che è basata sul fatto che lei, il soggetto, guarda da fuori. Lei parla delle relazioni fra i quadri e dell'importanza dei quadri, ma lei non è un quadro, lei è un altro soggetto che osserva i quadri, che osserva le mostre. Perché il paragone avesse un senso, bisognerebbe che parlassero i quadri delle relazioni fra loro quadri, fra loro opere d'arte. Sa che lei ha ragione, ammise il pazzo? Per una volta le devo dare ragione, non mi ero mai accorto che in effetti in questa metafora c'è questo vizio di forma, che io non sono allora un quadro, io quindi non sono una persona, sono qualcuno che osserva da fuori e le relazioni fra le persone e non riesco neanche lontanamente a immaginare come possano vedere i quadri stessi le relazioni fra di loro. Probabilmente è un grave problema, ammise il pazzo. Sì, disse il dottore, effettivamente è un po' un problema e non so in realtà se ho a disposizione una qualche soluzione. E il pazzo e il dottore andarono a bersi qualcosa prima di cena.